Mister, buonasera. Buonasera. Riallacciandomi al discorso di ieri, niente legna in cascina, forse non la migliore prestazione della giornata dal punto di vista di costruzione della manovra e anche occasioni, visto che il portiere del Brescia è stato inserito poco se non niente, un commento a una sconfitta che seppur di misura è sempre una sconfitta. No, sicuramente, diciamo, al netto del fatto che sapevamo di affrontare una squadra che in questo momento è forte e solida, che è riuscita a strapparci di mano il palleggio, il pallino del gioco se lo sono presi, e quindi diciamo, ripeto, dovevamo oggi essere perfetti contro una squadra che sta bene, che ha i risultati dalla sua, che ha una posizione di classifica importante, che è imbattuta, che ha subito pochissimi gol. Sapevamo che dovevamo essere quasi perfetti, non lo siamo stati, abbiamo praticamente perso tutti i duelli in tutte le zone del campo, anche a specchio, visto che i due moduli erano, come dire, simili. E loro hanno vinto tutti i duelli, hanno vinto i duelli davanti con i nostri difensori nelle sportellate, facendo salire la loro squadra e quindi favorendo gli inserimenti dei centrocampisti, perché la palla rimaneva sempre su, a loro la difendevano bene, davano tempo alla squadra di salire, di accorciare, di inserirsi, hanno vinto duelli in mezzo al campo e hanno vinto i duelli difensivamente, quindi la vittoria è meritata del Brescia. Noi oggi, ripeto, dovevamo cercare di essere vicini alla perfezione, non ci siamo riusciti e ovviamente il risultato premia giustamente il Brescia, che ha fatto, secondo me, mentre noi probabilmente abbiamo fatto la più brutta partita di quest'anno, loro secondo me hanno fatto la miglior partita di quest'anno, perché nel palleggio sono stati di una precisione clamorosa, hanno avuto oggi una percentuale di passaggio, di trasmissione di palla incredibile, non hanno mai sbagliato, non hanno mai perso palla in uscita, sono stati perfetti e hanno preparato bene la partita e quindi bisogna fare i complimenti. Sì, Mario, volevo chiedere questo, lei come se lo spiega, cioè una prestazione come quella di oggi, il tono minore del Totale adesso, no? Forse la peggiore secondo me anche quella con la Sampdoria, pari bene con quella con la Sampdoria. È stata la forza del Brescia, specialmente a centrocampo, oppure anche la Ternana ci ha messo nel suo? L'ho detto. La Ternana doveva essere perfetta oggi per fare dei punti, non lo siamo stati. Sapevamo che giocavamo con una squadra che in questo momento è più forte di noi e probabilmente non solo in questo momento, e quindi ci sta, rispetto ad altre sconfitte. Io sono uno che perde sempre malvolentieri, ma oggi devo riconoscere che l'avversario è stato più bravo di noi, quindi non ho niente da recriminare, se no che magari potevamo qualche occasione nel primo tempo, per dire, il colpo di testa di Favilli poteva essere una situazione anche abbastanza semplice. Il secondo tempo secondo me stava andando meglio con i cambi, perché abbiamo capito che non riuscivamo a fare la partita e quindi abbiamo messo degli interpreti per ripartire. Ci siamo riusciti 3-4 volte, ma abbiamo gestito male le ripartenze. Una c'è stato un tiro di Falletti respinto, insomma oggi, diciamo, non è venuto niente di quello che avevamo preparato in settimana per meriti del nostro avversario, quindi ripeto, io solitamente sono uno che non dorme la notte, ma quando ci sono magari giornate come queste che funziona poco e niente, diciamo, accetti la sconfitta, perché dici che la riflessione è che magari giornate come queste, come sapete, vi ho sempre detto in questi anni, anche quando si vinceva e si faceva record, purtroppo 2-3 partite sottotono ogni anno vengono. La Ternana io me l'aspettavo, perché ne avevamo fatte 9 sempre
ad altissima intensità fisica e di ritmo, che è quello che ci permette di poterci giocare le partite con gli altri. Come abbassiamo un attimino l'intensità, come abbassiamo un po', come ci abbassiamo l'intensità, ci allunghiamo. Oggi ho rivisto a tratti la squadra lunga, come anche era successo magari in passato, e quando vai a prenderli alti e loro ti escono sempre col palleggio, non riesci a conquistare la palla, perdi tutte le seconde palle, ovviamente diventa complicato. Ecco, oggi non c'è niente da recriminare, c'è solo da accettare il verdetto, rimboccarsi le maniche e capire che noi dobbiamo giocare ad alta intensità se vogliamo competere in questo campionato. Rispetto a questa analisi, c'è però un reparto che la deve usare un po' di più? No, non c'è un reparto. Oggi è stata una cosa collettiva, cioè oggi secondo me abbiamo giocato male tutti, sono stati tutti sottotono, è normale, via, è logico, sulla base di quello che si è visto in campo c'è poco da dire, c'è da accettarla, rimboccarsi le maniche, lavorare e ripartire come abbiamo sempre fatto. Sembra un'analisi serena, la tua, onesta, apprezzabile sicuramente in un momento come questo, però ti devo chiedere un po' anche un episodio della partita, che non so se è stato un episodio chiaro, però c'è stata l'espulsione di Capuano, visto delle proteste, le vaniglie, ti chiedo quello dal vostro punto di vista, come stanno le cose? No, come stanno le cose, lo sapete, questo calcio affemminato a me non piace, quindi sono semplici, cioè oggi vai fuori per dei falli clamorosi, cioè che era, se me l'avessero detto 15 anni fa, 10 anni fa non ci avrei creduto, invece purtroppo oggi vai fuori per un pestone semplice fatto in maniera involontaria, vai fuori, e quindi piaccia o non piaccia, dobbiamo adeguarci. Una situazione che si rivede un po' spesso, no? Quello di lasciare l'uomo, l'avversario lì nell'area di rigore solo, perché anche oggi Pizzo che ha fatto un gran gol, però ha avuto il tempo di controllarlo. No, non mi sembrava solo, c'era Luperini che è stato driblato con un pallonetto sopra la testa e poi ha calciato di sinistra, quindi noi eravamo sulle posizioni, su una seconda palla non c'è stato un lancio dalla difesa, la palla era sulla zona di centrocampo, l'hanno presa loro. Sono ripartiti, sono arrivati sul fondo, hanno fatto un cross, noi eravamo schierati, avevamo numericamente più giocatori di loro, però il giocatore ha fatto pallonetto sopra la testa, ha calciato di sinistro, quindi diciamo che bisogna un giocatore importante per la categoria, quando incontri giocatori di qualità puoi prendere questi gol, perché sono giocatori bravi che hanno le giocate inside, come si dice oggi in gergo. L'ultimo, grazie. Mister prima ha detto che ha fatto i cambi per giocare di più in ripartenza, quindi la sostituzione di Favilli, però secondo lei non ha perso un po' anche un punto di riferimento davanti, che è appunto la squadra si è anche allungata, come diceva prima, a parte quei 4-5 minuti. No, secondo me la squadra era più compatta. E poi mi fai una domanda che onestamente immagino sappiate già perché è stato tolto Favilli. Quindi l'alternativa magari era quella, mettere Solis al 60esimo, al 58esimo centravanti, non lo so se fossi Di Stefano mi arrabbierei, fossi Dionisi mi arrabbierei. Al 58esimo mettere Sorenzo centravanti non mi sembra una grande cosa. Favilli ovviamente veniva da un infortunio, ha fatto delle infiltrazioni, ha perso 3 settimane di allenamenti, il massimo che oggi ci può dare è un'ora. Se poi dobbiamo rischiare per affinché si rifaccia male, ovviamente non la vedo una cosa corretta. Favilli è uscito perché era previsto giocasse, se riusciva, 50-60 minuti, è riuscito a giocarne 58, si vede che che non sta ancora bene, però ha fatto 60 minuti
di buon livello, ha difeso, ci ha fatto salire, poi ovviamente quella è una carta che o ci parti dall'inizio e poi ovviamente finisci senza, oppure te lo tieni per gli ultimi 20 minuti, 25 minuti, però Andrea non ha questa capacità di entrare a partita in corsa. Partita in corsa ci sono altri giocatori che hanno queste, diciamo, queste caratteristiche, quindi è una domanda lecita, però è una domanda scontata, per me nella risposta.